Hai paura delle domande a sorpresa? Che domande sono facili oggi, dai. No. Io sempre per paura. Allora? Cosa mi chiedi? Com'è andata? La prima? Dai. Polvere, la seconda pioggia. Esatto. Ma forse ho maledetto la polvere nella prima, ma e forse poi l'ho rimpianta nella seconda, perché veramente è venuto giù il finimondo di acqua e dal caldo che abbiamo sofferto questa mattina e anche gli altri giorni. Abbiamo preso avuto freddo? Freddo, acqua, grandine. Grandine? Sì, ah, grandine. Sei il primo che me lo dice? Oh, sei sicuro? Sì. Faceva male, guarda, passava attraverso il cacchio e faceva male. Comunque la seconda speciale è veramente impegnativa. Poi calcolando. Poi scivolosa. C'era un terreno tipo lavico, nero. Sì, l'aveva detto ieri, no? Esatto. Infatti. È diventata una cosa viscida dalla paura. E poi naturalmente bisogna calcolare gli occhiali impregnati di acqua che non si vedeva niente, la navigazione ti continua a distogliere l'attenzione dal tuo percorso, quindi... i rally, sai, sono fatti così in effetti. Sono fatti così, è la loro peculiarità. Però con la condizione di oggi, ogni volta che si toglieva lo sguardo dalla strada, era un rischio veramente. Infatti, come è successo a Luca Vecchi. Ah. È andato giù, infatti, quello hanno tirato su in due, comunque... però sta benissimo. Bene, meno male. Ecco. Dai. Comunque, tu cadute, no, scivolate, niente? Per fortuna no. Bravo. Jolly, ho finito il mazzo. Oh, oh. Però, dai, no, cadute per fortuna no, grossi errori no. Stanchezza? Calo di zuccheri? No. È Jerry. No, era un nervosismo dovuto al fatto che non riuscivo più a vedere perché gli occhiali erano inciuppati d'acqua. Non c'era aderenza, la moto andava dove voleva, non ero più padrone di niente, allora ero un po' nervoso, però per il resto... Bene, dai. Pace interiore, karma positivo. Sì, esatto. Mi sembra fatto giusto. Fatto yoga in gara. Esatto, ora cambiati. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao.